Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto ad Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la pagina dedicata alla guerra. Gran Bretagna, è giusto colpire Mosca con le nostre armi. Il governo britannico considera interamente legittimo l'uso da parte ucraina di armi fornite dal Regno Unito per prendere di mira obiettivi all'interno del territorio della Russia. E quanto afferma il vice ministro della difesa Epney alla BBC dopo aver evocato in precedenza un utilizzo di armi occidentali per colpire oltre le linee russe. Mosca risponde con la logica della Gran Bretagna: colpiamo i paesi NATO pronti alla rappresaglia sull'Occidente. Berlino per Kiev, carri addestramento. Gli USA dicono aiutare l'Ucraina a vincere, mentre la Cina risponde: non vogliamo la guerra mondiale. Gutierrez a Mosca: tregua prima possibile, siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco prima possibile, dobbiamo fare il possibile per questo obiettivo. Così il segretario ONU, incontrando a Mosca il ministro degli esteri russo. Dopo Lavrov, Gutierrez vede Putin e giovedì Zelensky a Kiev. Il Consiglio di sicurezza della Transnistria ha riferito che tra ieri e oggi ci sono stati 3 attacchi nel territorio della regione separatista moldava. E cambiamo argomento: il ragazzo di 15 anni scomparso da giovedì scorso nel Padovano è stato trovato cadavere nel Brenta. Hamed, dai primi rilievi sul corpo non sono emersi segni di morte violenta, né ferite, né segni di colluttazione. Ed è morta a 100 anni Assunta Almirante, vedova dello storico segretario del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. Il suo nome all'anagrafe era Raffaella Stramandinoli, detta Assunta. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon ascolto. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.